Amici di Teledeon, bentrovati a questo nuovo appuntamento con speciale Interviste. Oggi interamente dedicata all'analisi politica del voto che c'è stato nei, eh, la scorsa settimana eh, in Emilia Romagna, ma soprattutto in Calabria, e cerchiamo di capire quali riflessioni possano esserci per la Regione Puglia in nostra compagnia Sabino Zinni grazie per essere con noi grazie per l'invito è sempre un piacere consigliere regionale pugliese per il centro-sinistra allora le elezioni hanno detto diverse cose interessanti e diverse cose interessanti soprattutto in chiave pugliese visto che si vota ormai fra tre mesi e qualche giorno in più eh, la prima cosa è che eh, il, in Emilia Romagna non ha sfondato eh, il centrodestra e eh, quindi è rimasta in mano al centro-sinistra. In, in Calabria invece l'opposto. Il centrodestra ha, ha vinto le elezioni e eh, soprattutto il eh, Movimento 5 Stelle è, è arrivato al suo minimo storico. Eh, lo scenario che si è aperto da lunedì in avanti eh, con questa, questo doppio appuntamento elettorale regionale, è molto interessante ma va letto in maniera diciamo, articolata. Eh, è chiaro che, detto da uomo di centrosinistra, eh, abbiamo tirato un sospiro di sollievo eh, rispetto all'Emilia Romagna. Eh, Diciamo, attenuato da una sensazione di sconforto per una regione del nostro mezzogiorno, eh, la Calabria, dove hanno prevalso delle logiche eh, antiche. Le riflessioni che ne derivano sono eh, almeno di due livelli: uno che riguarda la controparte, eh, l'esasperazione dei toni elettorali e il caricare elezioni di carattere eh, amministrativo, perché le regionali hanno una valenza politica di carattere generale, però sono elezioni sul governo di una regione di un territorio certo. e quindi con una eh, prevalenza di carattere amministrativo di chiave di lettura. Caricare di toni questo tipo di elezioni e, eh, si può dire ormai senza quasi timore di essere smentiti, e eh, farne un referendum pro o contro un partito, addirittura pro o contro una persona che incarna una certa idea della politica, credo che eh, si dimostri ancora una volta completamente sbagliato. Sia per i toni della campagna elettorale, ma questa è una scelta che fa chi li, li pone in essere, ma anche per chi li fa, perché non premia. Non ha premiato nel tempo D'Alema. Eh, ricordiamocelo, certo. quando all'esito eh, della perdita di, di elezioni in alcune regioni fu costretto a dimettersi dal, da presidente del Consiglio, perché eh, in quel caso più che lui gli altri avevano caricato di significato politico quella elezione, non ha premiato Renzi, Renzi quando ha voluto fare il di, referendum. Del referendum, ma anche di, altre, di altri appuntamenti elettorali, in particolare il referendum, un referendum pro contro se stesso, credo che non, abbra, no, non abbia premiato Salvini. Eh, anche se in, uh, gli osservatori di centrodestra dicono attenzione perché l'Emilia è tornata contendibile quasi come fosse un risultato. Ma l'Emilia era contendibile anche prima? dell'uso uh, di, dell di queste modalità da parte di Salvini non credo che sia stato l'uso di queste modalità a renderla contendibile anzi io credo che ha una contendibilità derivante da un quadro di nazionale che chiaramente favorisce un vento di centrodestra a trazione leghista e comunque a trazione eh, diciamo con, di, di toni degli abbastanza urlati, abbastanza mm. esasperati, quindi in cui tanto per essere chiari, Forza Italia è Marginale. in fase decrescente. Eh, questo poi <ride> chiaramente a seconda delle realtà territoriali si declina diversamente, però non c'è ombra di dubbio che la trazione leghista segue Fratelli d'Italia e Forza Italia ormai è nei dati credo che difficilmente possa essere negato. Una terza gamba che può diventare di volta in volta eh, più seconda, importante sì. o, o più residuale a seconda delle situazioni, ma credo che a livello nazionale ormai il quadro sia delineato e quindi le forze più moderate, tra virgolette, del centro-destra, se possiamo considerare Forza Italia una forza moderata, perché in alcuni casi non lo è stata, però eh, è di fatto una, una, una forza, diciamo. In, in fase calante, questo lo possiamo dire senza ombra di, di dubbio, mentre la Lega e il Fratelli d'Italia sono in fase crescente, una più e l'altra meno, ma sono in fase crescente. Quindi questa, questa contendibilità dell'Emilia Romagna, secondo me, stava prima, certo Salvini ha il merito, tra virgolette, eh, di, eh, rendere, eh, di accendere i riflettori, perché ormai è questa la sua... La sua politica, la sua forma di comunicazione politica eh, è quella di accendere i riflettori sulle situazioni in maniera eh, positiva o negativa, poco importa, diciamo, in questo senso è abbastanza amorale, non sto dicendo immorale, amorale, cioè gli importa poco di passare come una ruspa sulle situazioni che possono coinvolgere persone, sentimenti, comunità. Questa, questo modo di fare fino ad ora aveva premiato in Emilia-Romagna ha avuto uno stop. Uno per, stop che ha impedito quel cappotto del centro-sinistra. Parliamoci chiaramente, perciò ho detto abbiamo tirato un sospiro di sollievo: una sconfitta del centro-sinistra in Emilia e una vittoria del centrodestra Trazione Lega in Emilia avrebbe significato ripartire da zero per il centro-sinistra italiano, ma anche per il Partito Democratico. L'aver tenuto in Emilia. Non rappresenta una vittoria. Cioè io su questo, mh, come sempre penso lei mi possa attestare, non, certo. non voglio costruire racconti di, di sorti magnifiche e progressive che sono ripartite. No. È un punto diciamo, in cui si può, ess può essersi arrestata la caduta sì. può essersi arrestata. Perché molto dipende no, da come adesso... ci giocheremo il futuro. La Calabria, la Calabria secondo me invece è la dimostrazione di come eh, non si riesca nelle regioni del sud e per questo la Puglia adesso è Diventa molto importante, importante esatto. e direi quasi decisiva quanto l'Emilia Romagna per il sud. Eh, la Calabria, in Calabria non si è riusciti né a creare una suggestione con la candidatura, eh, per carità la candidatura di servizio di una persona, che si è, diciamo, tra virgolette, immolata quasi sapendo di farlo. Qual è il destino? Eh, Parliamo di Callipo. Di Callipo. Eh, una candidatura nata tardi, nata diciamo eh, male, nata soprattutto senza la possibilità di raccontare alla Calabria, che è una terra con fortissime contraddizioni, per certi versi, più della no delle nostre, e, e con, uh, che sconta dei ritardi atavici eh, nell'economia ma anche nella socialità eccetera, di interpretare per esempio quel sentimento che a seguito di quel maxi blitz contro l'andrangheta il procuratore Gratteri eh, aveva evocato. Okay? E di cui si sono impossessati più al centro-destra certo, che non al centro-sinistra. Perché centro quel discorso di Gratteri che <coughs> chiaramente qualcuno ha voluto accusare di andare oltre la sua funzione. Secondo me invece era un discorso a due livelli. Uno dove il procuratore eh, rivendicava i risultati investigativi e giudiziari. L'altro era un salto di qualità in cui il procuratore diceva quello che tutti i grandi investigatori, magistrati della nostra storia, in testa Falcone e Borsellino, e Borsellino. Ha, ci hanno insegnato. Cioè che senza un humus sociale, certo. culturale, le organizzazioni criminali prosperano, si ergono addirittura in alcuni territori ad antistato e che quando si riesce a sconfiggerle, quella sconfitta è l'amputazione di un arto, ma non è la decapitazione. la decapitazione totale di quel fenomeno che può essere, diciamo, perseguita solo attraverso altri strumenti che sono sociali, che sono culturali, ma che sono anche politici. In Calabria questo non, non è, è mai avvenuto. Il fatto che abbia votato solo il 44% degli elettori, anche se è lo stesso dato di cinque anni prima, però deve far riflettere. E significa proprio quello, che l'appello di Gratteri, ma l'appello anche di tante forze sane, perché si raffigura molto spesso nell'immagine collettiva italiana, la Calabria come una terra ormai abbandonata a se stesso, quasi persa definitivamente. Non è così. Io ho conosciuto, eh, grazie anche a dei, delle, delle frequentazioni di amici che ci sono stati in Calabria, dei circuiti eh, all'Ocri, parliamo di una città complicata, difficile, dei ragazzi che quando era vescovo Monsignor Bregantini e, e, e poi anche dopo hanno una creatività, una capacità di stare sul territorio, di inventarsi anche forme di, diciamo, interessanti di carattere economico, tipo il baratto sociale, tipo la costruzione di cooperative di comunità, che è una realtà in cui queste eh, isole eh, rischiano di rimanere soffocate non, dal, non tanto dal fatto che nel loro territorio subiscono poi ritorsioni, vedi gli, att gli attentati alle cooperative che gestiscono le terre o gli immobili confiscati alla mafia, vedi la difficoltà che ha Libera di eh, prendere piede in Calabria, quanto dalla politica che non incoraggia questi fenomeni, ma piuttosto incoraggia eh, fenomeni di, di natura opposta. Il, il Movimento 5 Stelle invece è, ha finito la sua fase propulsiva? Io non, non lo so, francamente, non lo so se ha finito la sua fase, eh, sicuramente la sua fase propulsiva è alle spalle. Adesso secondo me il, il Movimento 5 Stelle, però ripeto, non lo conosco dall'interno, eh, non mi permetto di dare giudizi, mi permetto soltanto di farne una lettura da osservatore esterno. Secondo me la, il Movimento 5 Stelle è di fronte a un bivio diciamo, ineludibile. O evolve in forza politica eh, che eh, per un verso eh, diventa più forza di sistema, ma lo è già, perché l'aver voluto anni. rimanere al governo. Due anni di governo. Eh, anche di fronte al cambio di, di maggioranza significa una presa di posizione eh, diciamo di sistema certo. di cui io apprezzo il senso di responsabilità ma che l'altra faccia della medaglia di questo senso di responsabilità è il fatto che ormai venga visto come una forza di sistema allora visto che comunque anche una gran parte del proprio elettorato di origine la vede come una forza di sistema con tutto questo, quello che è di positivo o di negativo, nel loro caso più di negativo che di positivo, questo significa in termini anche di distacco di alcune frange. Che lo diventino davvero, cioè, nel senso che strutturino una eh, proposta politica interna di carattere eh, più democratico, più trasparente, eh, le commissioni con eh, piattaforme Rousseau, eccetera. Secondo me andrebbero rese meno, perlomeno meno, meno opache e dal punto di vista esterno attrezzino una proposta politica che sia diciamo non voglio dare una connotazione negativa ma meno demagogica nel senso di eh, vediamo le battaglie ambientali per esempio sì. eh, l'Ilva è chiaro che lì è molto semplice solleticare e gli ambientalisti in maniera ma più che gli ambientalisti anche una città che è ferita profondamente ferita che ha visto morti eccetera sollecitare questi sentimenti è molto semplice e poi non quando a, non poi prendere... devi dare la risposta una risposta che non può non tenere conto degli estremi opposti certo. che lì in campo ci sono e sono carne viva di quella comunità e, e allora tu che fai ti rifugi nelle favole, ti rifugi nelle, nel ma io volevo farlo ma me lo hanno impedito. Cioè questa è una vulgata che non può funzionare, perché è chiaro che di fronte a manifestazioni forti di scelte ci cioè, sarà sempre delle, chi te lo vuole impedire, ma la forza della politica <coughs> è andare oltre. Siccome abbiamo pochi minuti ancora a disposizione, la Puglia, la Puglia eh. il caso Puglia, come, alla luce di tutto questo, come va vista la prossima competizione elettorale? Lei sa benissimo che io, in queste conversazioni che noi abbiamo fatto, ma che abbiamo fatto anche con altri suoi colleghi, io non ho mai fatto una difesa d'ufficio senza sé, e senza ma dell'operato di questi anni. Ci sono zone di luce, alcune zone di luce anche forte. Ieri sono usciti i risultati Istat il PIL della Puglia è all'1,4% in più rispetto al, al, certo. al dato nazionale il dato nazionale è molto al di sotto noi siamo allineati con le regioni più virtuose del nord rispetto alle regioni del sud siamo ben oltre qualcuno mi potrà dire è merito della giunta emiliana non è merito esclusivo ma non è che quando ci sono le cose negative è colpa della giunta emiliana e quando ci sono le cose positive Emiliano non c'entra niente Chiaro che io l'ho scritto in un post stamattina. È una, è una vicenda che viene da lontano e che io mi auguro prosegua e vada ancora lontano. Interrompere questo cammino significa da eh, tafa, fazianamente farsi male. Allora, io credo che questa battaglia dipende da due fattori essenziali. Uno, la capacità in questi ultimi mesi di dare risposte. Per quello che è possibile serie e credibili a vicende tipo il PSR, eccetera. Per quello che è possibile, prendersi dalla Comunità europea i tempi per una proroga per poter affrontare diciamo, in maniera seria e compiuta questa, questo tema, eh, rilanciare su alcuni settori tipo la sanità, dove i risultati macro non sono negativi la percezione sui territori quella che va invece certo. eh, invertita come com sensazione, perché deve, i, 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 i programmi di riconversione all'inizio sono dolorosi e chiaramente mostrano soltanto il lato negativo, qui bisogna avere, invece già diciamo far vedere quello che, che accadrà. In questo capitolo bisognerebbe fare degli approfondimenti, certo. perché bisognerebbe Quindi, guardare le singole bisogna situazioni. Bisogna rilanciare per quello che è possibile perché siamo a due mesi, a tre mesi quindi c'è cioè, l'azione di governo. Bisogna eh, ritrovare entusiasmo. Ecco, tappazzi. a proposito di entusiasmo e a proposito di tafazzi, eh, quello che è avvenuto dopo le primarie con chi ha messo in discussione il voto... Eh, è... ci, stavo, ci stavo arrivando, perché io non so cosa c'è in ballo, non conosco i livelli romani. Eh, e quando non conosco una cosa non mi pronuncio. Ma io so soltanto questo, che la politica si può e si deve fare con i ragionamenti ma anche con i sentimenti. Sicuramente non si può fare con i risentimenti. Okay? Questo lo ha detto una volta diciamo, a chiare lettere Matteo Renzi. Ora io mi aspetto che in Puglia si trovi una posizione di responsabilità. Si poteva partecipare con un proprio candidato a un appuntamento contendibile, si poteva chiedere di renderlo ancora più contendibile. Quello che non si può fare è a valle delle primarie rimettere tutto in discussione o, o peggio ancora, tafazianamente presentare un altro candidato, perché quel candidato molto probabilmente non avrebbe possibilità di vincere, ma, ma renderebbe eh, diciamo, la partita perlomeno molto, molto più complicata e forse deter potrebbe determinare una sconfitta del centro-sinistra che non assume i toni del dramma collettivo, ma assume i toni di una battuta d'arresto, di un cammino che con tutte le contraddizioni presenti in 15 anni ha cambiato il volto di questa regione. Se poi il candidato dovrebbe essere una specie di Don Bosco ritorna tra i giovani ancora, questo... Chiuderebbe il cerchio e con tutto il rispetto per le capacità, eh, per l'abilità la politica, credo che non sarebbe un bel segnale per la nostra Puglia. E allora ringraziamo Sabino Zini, consigliere regionale pugliese del centro-sinistra. Grazie per essere stato con noi. Ovviamente abbiamo parlato molto di quello che è avvenuto a livello nazionale, ma che avrà delle ricadute sul livello territoriale. Torneremo ad incontrarci a brevissimo per uh, guardare. Con maggiore attenzione ai fatti di casa nostra. Grazie per essere Grazie stati con della, noi, dell'invito e de, per la piacevole conversazione. Restate in uh, ascolto e in visione dei programmi di TeleDeon.